Oggi è stato un giorno importante, che nasce da una tragedia drammatica che nessuno di noi dimentica, anzi c'è ancora un disperso che probabilmente sarà in qualche ponte di quella nave che è appena entrata in porto, la Concorde. Però l'assegnazione a Genova di un lavoro così importante di smantellamento in sicurezza da un punto di vista ambientale per chi lavora di questa nave per Genova è un motivo di orgoglio e anche di lavoro, di occupazione. Per due anni questo lavoro impegnerà centinaia di persone e può aprire la strada a un'attività nuova, completamente nuova, almeno in questi ultimi decenni, che siamo molto forti ancora nella costruzione, siamo bravi nelle riparazioni navali, ma il settore delle demolizioni è appannaggio di paesi asiatici con modalità molto discutibili, ma che erano diventati monopolisti. Se la direttiva europea che spinge per fare gli smantellamenti come si deve, insomma, verrà applicata, il fatto di farlo per questa nave qui darà un vantaggio competitivo alle nostre imprese.